La frase minima. Oggi soffiava un fortissimo vento e all'improvviso, dalla finestra che avevo lasciato aperta, entrano alcune tesserine. Nella prima c'era scritto A afferrato e poi eccone un'altra, la treccia. Filippo. Della zia. Che confusione, che disordine, ma le tessere messe così non hanno alcun significato. Aiutatemi a trovarne uno, vi do un piccolo aiuto. Siete riusciti a capire? Dai, scopriamolo insieme. Facciamo ordine. Filippo ha afferrato la treccia della zia. Oh, questa sì che è una frase, finalmente un po' di ordine. Già, perché una frase si comporta esattamente come un puzzle. Tante tesserine che devono incastrarsi alla perfezione per avere un significato. Tra l'altro, si può ragionare un po' come si ragiona nei problemi di matematica, facendosi delle domande. Già. Quando leggiamo una frase dobbiamo sempre farci alcune domande. Le due principali sono: qual è l'azione, oppure che cosa fa, e chi compie l'azione, oppure di chi si parla. Ritorniamo alla nostra frase. Filippo ha afferrato la treccia della zia. Allora ragioniamo un attimo. Qual è l'azione in questa frase? Che cosa si dice che stia facendo? L'azione è ha afferrato, che si può chiamare anche predicato, cioè quella parte della frase che ci dice che cosa fa. Ma a questo punto è normale che arrivi l'altra domanda, perché se ci chiediamo che cosa fa, ci viene naturale chiederci di chi si parla, chi sta facendo qualcosa. E nella nostra frase, Filippo è colui che compie l'azione, che si può definire anche come il soggetto della frase. Rimaniamo sempre in matematica. Già, perché quando io trovo il soggetto e lo aggiungo al predicato, ho formato una frase minima, che è la frase più piccola che io possa realizzare, ma con un significato. L'importante è farsi sempre queste due domande principali: di chi si parla? E che cosa fa? A questo punto vi propongo due piccoli lavori. Il primo è sottolinea di rosa i soggetti e di blu i predicati nelle seguenti frasi minime. Ma attenti, ricordatevi sempre di farvi le due magiche domande. La seconda attività vi chiede di scrivere tre frasi minime, quindi spazio all'inventiva. E buon lavoro!